Un'opera che restituisce alla città fondamentalmente una parte del suo mare. Queste sono le mura del vecchio castello, cioè noi abbiamo ritrovato le mura del vecchio castello. Qui c'era il mare, è stato riempito, questo punto è stato riempito con materiale della Seconda Guerra Mondiale, materiale di scarto. L'ingresso sarà possibile per la città di Palermo e quindi per i palermitani direttamente dalla via Patti. Siamo estremamente contenti di aver abbattuto un muro che fondamentalmente separava la città dal suo porto, facendo credere ai cittadini di Palermo che qui fosse, ecco, o dovesse rimanere sempre comunque una fogna a cielo aperto. No, questa è la città di Palermo, è un posto meraviglioso. Sfido chiunque a dire nel mondo, a trovare, diciamo così, nel mondo un porto che ha al suo interno un luogo così bello. Viene fatto un museo, abbiamo già dato la concessione per i prossimi 20 anni, è la stessa società che gestisce le vie dei tesori e che quindi ha contezza di quelle che sono le meraviglie di questa terra. Siamo in perfetto rispetto del cronoprogramma delle opere stesse, cioè stiamo seguendo l'opera veramente come abbiamo fatto per il resto del porto, in maniera meticolosa, in modo che si rispetti la data di scadenza. Qui abbiamo demolito circa 15.000 o 16.000 metri quadrati di strutture fatiscenti, abbiamo approvato quel grande progetto di riqualificazione. Per noi il fine ultimo comunque è quello anche di creare le condizioni di business per dare ricavi all'autorità, certamente, ma anche per dare un ritorno alla città e ai suoi cittadini, quindi in termini di lavoro. È una città, è una terra che ha bisogno di questo e non ha bisogno di assistenza, ma non ne ha bisogno perché ha la possibilità di far tutto. Quando vedi un cantiere che cresce con dinamismo, no? Poi alla fine riesci anche a trasferire un po' di fiducia, perché poi questa è una città che ha bisogno anche di fiducia.